E ciao a tutti e bentornati a Tutora, la mia serie tutorial per Cities: Skylines 2. Nello scorso episodio abbiamo ridotto enormemente il problema dei 1000.000 taxi nella nostra città. Vedete adesso che ce ne sono molti meno, ma veramente molti meno. Eravamo pieni in area industriale e pieni qua al quartiere. E adesso non ce ne sono quasi più. Tutto grazie al sistema di treni che abbiamo fatto, che vi invito ad andare a vedere se siete curiosi. Detto ciò, oggi abbiamo un po' di cose da fare. Vedete che abbiamo tante lamentele per l'affitto, che devo andare a sistemare, e poi voglio espandere ulteriormente quest'area e espandere ulteriormente la città in generale. Prima di continuare, iscriviti per supportarmi e non perderti nessuna delle prossime guide, tutorial e news su Cities: Skylines 2. Partiamo! Allora, prima di tutto occupiamoci di tutte queste cose dell'affitto finché il gioco è in pausa. Quindi, ad esempio, tu, perché ti lamenti? Servizi per l'istruzione scarsi. La scuola elementare ce l'hai. La scuola media ce l'hai di fianco. Il college è qui. Ce l'hai letteralmente vicinissimo. Il college è quasi pieno, però potremmo dover trovare un'altra area per il college se continua così. Magari ne mettiamo un altro qua giù. Wow, ok. E anche l'università non scherza, anche lei si sta riempendo. Ok, direi innanzitutto che possiamo mettere un'ala d'estensione sull'università. Anzi no, dai, aspettiamo che sia un po' più piena, non sprechiamo soldi. A questo punto buttiamo giù direttamente qua il palazzo perché non ha senso. Poi, lui affitto troppo alto, lo vedo direttamente senza guardare, via. Poi abbiamo qua da mettere un pochino di zoning diverso, andiamo a far così. Ok. Poi dell'industria ce ne andiamo a fregare. E abbiamo un po' qua da sistemare. Allora, sicuramente qua queste due le possiamo togliere così e ricresceranno più piccole. Mentre qua giù abbiamo due cose che non hanno più la roba. Allora, servizi istruzione scarsi anche lui qua giù. Effettivamente mi sa che non hanno accesso al resto. Potremmo fare una linea autobus che passa qua giù, connette al college e alla scuola superiore, per dargli una mano. Allora, intanto famo così, intanto. Secondo me anche lui si lamenterà dell'istruzione a questo punto. Sì, anche lui. Ok, innanzitutto leviamoli così. Quindi già di base dovremmo essere a posto. Ora, se solo potessimo vedere i colori nelle strade anche per le altre categorie, invece che solo per la scuola elementare, sarebbe molto utile. Però per il momento non possiamo. Allora, se facessimo un collegamento con i bus, come verrebbe? Vediamo un po'. Allora, arriviamo dall'autostrada, che è la cosa più veloce. Entriamo qua, passiamo, e poi abbiamo una strada orrida da fare, però. Sì, effettivamente sarebbe una buona cosa avere un'altra scuola superiore a questo punto. Sapete cosa? Mi sa che a questo punto metto una scuola superiore qua. E facciamo solo un pullman che porta al college e poi ci riporta indietro. Secondo me è la cosa che ci conviene da fare di più. Quindi andiamo a mettere una scuola superiore qua. Ovviamente andiamo sempre a mettere il campetto. Ok. E poi invece facciamo la linea autobus. Quindi, per quanto riguarda le fermate, direi che possiamo usare la fermata che ha già il college. Inutile andare ad aggiungere un'altra fermata. Quindi possiamo farlo arrivare lì e poi letteralmente riprendere l'autostrada e tornare indietro. A questo punto, visto che facciamo il giro così, potrebbe essere conveniente per noi mettere una fermata del bus qua. Ora andiamo a fare così. Andiamo a essere sicuri che vada a prendere l'autostrada. Ok.
poi facciamo così. Siamo sicuri che torna indietro. E facciamo così. Semplicissimo. Ora andiamo a cambiare il colore. Ok. Dobbiamo essere sicuri di avere dei colori un po' diversi, così riconosciamo un po' tutto. Voilà. Percorso molto semplice, oserei dire. E a questo punto, però, sapete cosa? Possiamo aggiungere una fermata qua giù, che faccia un giro intorno, magari. Sembra una cosa sciocca, ma può essere molto utile perché ci va a prendere tutta quest'area anche. Secondo me ne vale la pena. Ok. Voilà. Così aggiungendo una fermata lì, riusciamo a portare un po' di gente lontano e togliere un po' di traffico magari. E anche riusciamo a portare quelli che sono qua giù al college, di cui magari non ne hanno l'occasione, perché le altre linee autobus fanno giri diversi. Secondo me questo potrebbe essere molto buono. Ok, direi che possiamo far ripartire la simulazione. Bene. Allora, qua giù, la stazione che abbiamo preparato la volta scorsa, direi che tutto sta andando abbastanza bene. L'altra volta abbiamo visto che c'era una marea di persone in attesa per l'autobus, quindi fantastico. Ora, l'industria si lamenta un po', ma per il momento me ne frego. Come siamo messi con la disoccupazione? Ok, finalmente stiamo recuperando i posti di lavoro che avevamo perso. Il colore è sempre più pessimo, devo dire, perché... Blah. Davvero. Potessimo decidere di mantenere sempre l'estate o cose del genere, o di non avere le stagioni, sarebbe una gran bella cosa. A parte che no, questa la posso lasciare a bassa densità. E far così. Così ricresce più piccola. E è apparsa la neve. Bene. Allora, andiamo a controllare di avere i servizi stradali, che non è garantito. In quest'area siamo molto scoperti, devo dire. Io direi che ci conviene aggiungerli in quest'area. Direi proprio di sì. Meglio non rimanere fregati. Lì. Sicuramente questo ci aiuterà. Ok. Ora sarà un po' difficile vedere cosa stiamo facendo, perché quando dobbiamo zonare o cose del genere sarà un po' un casino con la neve. Purtroppo, soprattutto per voi, perché col video diventerà ancora peggiore. Allora, il ponte pedonale comunque rimane utilizzato, mi rende contento la cosa. Ok, ok. Qua giù abbiamo un altro edificio abbandonato. Per quale motivo? Mancanza di intrattenimento? Non ho un parco qua giù? Eh no. Non ho un parchetto qua giù. Ok. Io posso far così. E anche uno qua giù, così risolviamo. Ok, questa purtroppo possiamo solo toglierla, non possiamo fare altro. Vediamo un pochino. C'è qualcos'altro di interessante che possiamo fare per sistemare? Qua abbiamo altri problemi di affitto, non c'è problema. E hop. Ok. Qua giù abbiamo una coda. Noto. Questa direi che purtroppo dobbiamo soltanto aspettare, non abbiamo molta scelta. Ok, qua giù mancanza di clienti per qualche strano motivo, vabbè, non voglio sapere. Ok, allora, dove possiamo espanderci per tirare un pochino su la città? Vediamo un po'.
Sicuramente potremmo sfruttare un pochino questo, ad essere sinceri. Linee di contorno c'è un po' da piangere per vederle, però potremmo espandere un pochino il quartierino. Qua potremmo fare una cosa così. Ok, così magari possiamo fare una strada aggiuntiva o qualcosa del genere. Qua è un po' orribile la situazione, ma finché funziona io mi accontento. Ok, allora. Vediamo di espandere un pochino questo di quartierini. Vediamo magari di far così. Ecco qua. Così ci siamo guadagnati un altro po' di terreno su cui possiamo costruire. Qua possiamo andare leggermente, ma proprio leggermente, a ridurre la grandezza del fiume e poi a rifare l'argine. Ok. Così possiamo far così. Ok. E qua io direi che possiamo andare a piazzare un bel po' di mixed. Facciamolo largo 4. Qua dietro possiamo piazzare un bel po' di normali. E andiamo a controllare parchi e altri discorsi come si è messi. Direi che un bello skatepark qua farà faville. Ok, qua giù abbiamo bisogno di qualcos'altro, quindi una bella palestrina all'aria aperta qui sarà utilissima. Perfetto. Sì. Ora andiamo magari a inserire un negozio qua. Ufficio, negozio, tanto per fare qualcosa di un po' diverso dal solito. Ok. Facciamo così, tanto per. E qua... andiamo a fare casette normali. Ok. Qua in mezzo possiamo fare una bellissima stradina da una parte e dall'altra. Senza strisce pedonali, per favore. Ok, e possiamo mettere un po' di alberi. Mi piace che se sono troppo lontani tornano verdi per come funziona il LOD. La neve renderizzata solo su quelli vicini. Vabbè. Lasciamo quel cespuglio lì dov'è. Ok. Andiamo a finire la decorazione, dovremmo essere quasi alla fine adesso. Quasi alla fine, sì. Allora, mi stavo preoccupando un attimo, non finiva più. Prima di continuare, iscriviti per supportarmi e non perderti nessuna delle prossime guide, tutorial e news su Cities Skylines 2.
Perfetto. Insomma, la neve vediamo solo se siamo estremamente vicini. Qua secondo me dovrebbero rifare il LOD. Perché il LOD c'è bianco. Però non viene utilizzato. Oddio. Regà. Credo si sia buggato qualcosina. Ma credo, ma giusto leggermente. Ci sono gli alberi che prendono colore solo se ci sono vicino. Sì. Ne riparleremo tra qualche mese quando queste cose saranno sistemate. Allora, che vuoi te? Case piccole, servizi dell'istruzione scarsi. Va buono, allora. Visto che le case sono piccole, io ti metto questo. Ok. Qua giù cosa c'è? Non ci sono veicoli disponibili. Sono tutti in manutenzione, forse? O abbiamo già utilizzato tutti gli autobus? Vabbè, andiamo ad aggiungere un garage extra, nel dubbio. Diamogli qualche veicolo in più e vediamo. Così dovremmo sistemare un po' le cose. Qua possiamo andare ad aggiungere le casette ai due lati che non avevamo messo. Ecco qua. Qua possiamo aggiungere altre due casette. Perfetto. Whoops, non avevo visto che c'era un negozio. My bad. Rimettiamolo. Allora, vediamo un po'. Ok, adesso sono usciti gli autobus giusti. Allora, andiamo a vedere. Autobus. 54% della linea rossa utilizzata. Però suppongo ci convenga andare a vedere le varie stazioni. Se solo potessi filtrare per vedere solo quelle, sarebbe una gran bella cosa. Qui non c'è nessuno. Poi qui non c'è nessuno. Qui non c'è nessuno. Qui non c'è nessuno. Ma saranno tutti a una stazione. Sicuramente. Nessuno. Nessuno. Due persone praticamente. Una persona. Qualche persona. Boh, si vede che sono bravi gli autobus, che dire. Meglio per loro. Che devo dire? Vabbè, ma al che vada gli daremo un paio di autobus in più. Ora, la linea bianca. Grazie. Che è quella che collega la nostra stazione a qua. Comunque, una quarantina di passeggeri ce li ha. Anche se 5 veicoli sono un'esagerazione, quindi 3 veicoli, per favore. Ecco dove erano finiti tutti i veicoli di troppo. E la nuova linea, eccola qua, 5 per 10 km e mi vanno bene, dai. Ok. Qua abbiamo problemi in affitto, ma in questo caso possiamo far così e ricresceranno in 3. Devono sistemare un po' i LOD. Ok, ok. Altri problemi d'affitto. Cosa ti affligge? Anche te affitto alto. Non c'è problema. Andiamo a far così. Andiamo a far così. Mi sembra di averne visto un terzo, sì. Ecco qua, così dovrebbero essere un pelino più contenti. Ora, qua è già cresciuto tutto, eh? Mamma mia che fretta. C'è proprio fretta di crescere questi, ok. Qua vado a mettere delle palazzine a questo punto. Devo mettere un negozio. Andiamo a mettere uffici. E andiamo a mettere altre casette.
qua possiamo benissimo mettere altre palazzine, sinceramente. Ok. Ora, da quest'altra parte abbiamo un pochino di scelta, quindi non vedo perché non usarla. Possiamo andare a far così. E possiamo far così. Ok. Ora acqua e elettricità dovremmo essere abbastanza a posto. Sì. Niente bottleneck o cose strane, ottimo. Qua c'è una casona che si lamenta. Bene, ricresci come due casine. Andiamo a controllare di nuovo la disoccupazione. Ok, abbiamo bisogno di posti di lavoro. Ok, ora ci siamo. Allora, io direi innanzitutto possiamo fare un'altra qua. Ma sì, possiamo continuarla dritta. Va bene. Dritta, ho detto. Ok, andiamo a piazzare, oppala, un altro po' di aziende. Poi voglio andare a piazzare un'altra area qua boschiva. Vediamo un po' quanto copre. Se io il bosco lo metto qua non ci arrivo di poco. Cavolo. Ok. Suppongo mi toccherà far così. Se io poi lo metto qua, lo copro bene, ok. Ora, togliamo sta visualizzazione. A parte che non vedo niente comunque. Però. Vabbè. Sì, facciamone due, ci conviene. Andiamo a collegare di qua e facciamo il distretto tutto intorno. Colleghiamo alla scuola. Ok. Poi al campo. Arriviamo fino in fondo, andiamo a collegare di qua. Qua poi metteremo qualche alberello decorativo. E voilà. Ok. Andiamo a mettere qualche decorazione qua in mezzo. Magari mettiamo qualche cespuglio, dai, invece che qualche albero. Perfetto. Adesso si ragiona. Ok. Dovremmo aver fornito un po' di posti di lavoro in più. Secondo me dovremmo essere abbastanza contenti. Ci sono altre aree dove possiamo fornire qualcosina in più? Sì, ad esempio possiamo fornire qua. Qua possiamo fornire un gruppetto di uffici. Sicuramente possiamo farlo di qua. Di qua non lo so, non voglio che si girino verso la strada, sinceramente. Per il momento aspetto, metto giù qualcosa lì. Vediamo un po', possiamo mettere qualcosina qua anche. Possiamo fare qualcosina così. Sicuramente ci dà una mano. E possiamo anche fare qualcosina qui. Lì. Che gli uffici ci danno tanti soldini, quindi con quelli che cerco di mettere un pochino di più al momento, anche perché di negozi siamo abbastanza pieni, secondo me.
qua ho lasciato due buchetti. Ok. Adesso ragioniamo. Comunque da quando abbiamo messo il treno, quello là, come abbiamo fatto la scorsa volta, non abbiamo più avuto l'ondata di taxi, eh? Direi che abbiamo proprio trovato una soluzione per quel problema. Meno male. Abbiamo anche qualcuno che utilizza il ponte. Non me l'aspettavo. Era più una decorazione che era altro, ma pure. Eccoli qua. Ottimo, ottimo. Meglio così. Allora, questa è in salita, quindi non possiamo metterci molto. Direi di lasciarla stare. Qua abbiamo... ok. Non c'è problema. Hop. Ok. Oh, si sta finalmente pian piano riducendo l'inquinamento, regà. Vi ricordate che aveva un punto rosso, tipo 15 episodi fa? Non c'è più il punto rosso. Tra un po' di tempo saremo a posto. Allora posso finalmente far così intanto. Che bello. Possiamo pian piano finalmente riempire quest'area. Che bello. Non me l'aspettavo. Guardate qua, tutta quest'area dovranno tutti diventare media densità. Non c'è più spazio per la bassa densità in centro città. E ha senso a livello evolutivo della nostra città. Ha senso. Neanche tanto. Ok, allora, vediamo un po'. Copertura dell'assistenza sanitaria scarsa, mi dice lui. Effettivamente non ho una clinica qua su. C'ha anche ragione a dirmi su. C'ha assolutamente ragione. Ok. Adesso dovrebbe essere più contento. Qua abbiamo già tante case distrutte. Mancanza di trattenimento. C'hanno ragione anche loro, effettivamente. Cioè, avete ragione anche voi. Palestra piccola va benissimo. Voilà. Non ho capito perché lo strumento per distruggere sparisce a volte dopo uno o due edifici, ma vabbè. Dettagli. La neve sta sparendo, vedo. Sì. La neve pian piano sta andando via, ok. Ci sta lasciando e finalmente riusciamo di nuovo a vedere qualcosa. Meno male. Ah, qua giù abbiamo una lame... te puoi benissimo ricrescere sotto forma di 1000 casette, per favore. Che eri gigante, eri una villa colossale. Eri. Ok. Qua giù sinceramente possiamo aggiungere qualche altra casetta, eh. Andiamo a far così. Lì. Così qua possiamo permetterci qualche altra casetta, perché non ha letteralmente senso. Lì. La strada qua sotto non deve interrompere lo zoning. Non dovrebbe neanche averlo. Potessi disattivarlo sarebbe ottimo. Qua abbiamo avuto un incidente. Vediamo. Qual è il coso... per il trattamento delle strade più vicino. Ah, ne stanno anche arrivando, ok. A parte che... ah, ma posso filtrare, ma... ma va che cane, ma... Perché non ci ho pensato di cliccarci prima? Quindi lo posso fare pure con i trasporti, in teoria. Non ci avevo pensato prima. Ma mi sembrava strano. Quindi posso far sparire taxi... e taxi e vedere soltanto i treni se voglio. Oh, lì, ma sono proprio un pollo io, raga. Sono proprio un pollo io. Addirittura. Disastro epocale sta succedendo qua. Già ricostruito, rip il morto. In attesa di un carro funebre, rip lui, si è già ricostruito. Qua il camion dei pompieri se n'è andato. Bro, c'è una casa in fiamme ancora, eh. Bro, che stai a fa'? Bastava far retromarcia, bro. Santa pazienza. Cosa mi tocca vedere? Che mi tocca vedere? Vabbè, dai. C-
cosa c'ha qua? Scena del crimine. Salutami il ladro. Salutami il ladro. Che te devo dire? Allora, vediamo di sistemare un altro paio di affitti. Sì, ciao, bello. Tu invece hai bisogno di una densità un pelino maggiore. Ok. Io vorrei fare un nuovo quartiere, ma non abbiamo quel gran spazio per farlo. Cioè, posso farlo qua, per carità, lo spazio ce l'ho. Però volevo fare qualcosina di un po' più diverso, ma... Più che altro sto aspettando il prossimo livello. Qua possiamo, però... Non ci avevo pensato. Abbiamo anche lo spazio qui in mezzo, sembra, sì. Possiamo far così. Allora... no, magari non così grande, non la voglio perdere tutta. Ok. Così, poi prendo quella qua. Vabbè, pace, amen, serenità. In che senso è in acqua, zì? In che senso è in acqua, zì? Che mi dovrebbe rappresentare? Proviamo a togliere il muretto. Cioè io mi dovrei fare tutta questa elevazione. Ah, ecco. Mi sembrava strano. Ok. È un ponte basso, dai, chiamiamolo così. Possiamo far così, tanto per dargli una mano. Allora. Lì. Magari con un bel pilone in mezzo, per favore. Gentilissimo. Ok, così possiamo iniziare le preparazioni del prossimo quartiere qua. Perché sicuramente dobbiamo anche contare di fare una cosa così. E di fare una cosa così. T'ha detto di rompere la griglia. Au. Ok, adesso ragioniamo. Così poi possiamo sfruttare un po' di più anche quest'area, va, che l'abbiamo sfruttata abbastanza poco. Poi abbiamo anche sto pezzettone qua dove possiamo combinarci qualcosa, ma per il momento è più un collegamento che altro, ad essere sinceri. Sapete cosa possiamo fare però? Possiamo andare a aggiungere un po' di alberi. Allora, cosa abbiamo qua? Ontano, quercia e pini. Va bene. Occhio ai soldi quando mettete giù gli alberi perché calano in un attimo. Ok, e abbiamo detto ontano. Ok, così dovremmo avere una bella foresta qua in mezzo tra una quindicina di episodi. Allora, tu sei abbandonato perché a casa è piccola e che me frega.
detto in modo completamente una... cioè, che me frega delle case piccole, mi scusi. Ora, qua dobbiamo però fare un pochino di cambiamenti, perché avere delle casette così vicino ai palazzi non ha quel gran senso, purtroppo. Andiamo a far così. Qua andiamo a mettere delle palazzine normali, va? Ok. Visto che non ho ancora messo queste palazzine grosse, voglio vedere come verranno qua dietro. Sono molto curioso. Però dobbiamo aspettare che venga di nuovo richiesta di alta densità. Quindi ci vorrà un po'. L'altra parte invece la lasciamo così com'era. Bene. Signori, direi che abbiamo fatto abbastanza oggi. Con le scuole siamo messi bene. Con le tasse siamo messi super. Ma veramente super siamo messi. Fantastico, oserei dire. Quindi direi proprio che... per oggi concludiamo qua. Spero vi siate divertiti e noi ci vediamo nel prossimo episodio.